Torna la Serie A e torna come sempre lo studio per la vittoria. 17° turno di Serie A, l'ultimo prima della sosta natalizia. Tutti i consigli per Fantacalcio da parte mia, tutti i consigli per le scommesse da parte del maestro, che ha azzeccato la giocata sicura della scorsa settimana, ha azzeccato anche la dritta, forma strepitosa del maestro. Sigla e partiamo subito. Eccoci amici, turno particolare di campionato, perché si parte questa volta di mercoledì addirittura, quindi tutto il nostro studio è stato anticipato di parecchi giorni, quindi speriamo che non ci siano sorprese all'ultimo, turnover non previsto eccetera, quindi speriamo di averci preso anche con un po' di anticipo. Partiamo dalla partita di Genova, Sampdoria-Juventus, mercoledì 18:55. Due squadre con morale a mille, perché la Sampdoria che ha vinto questo derby in maniera fondamentale, era vitale per la Sampdoria. Era vitale e sappiamo che a Genova è quasi un obiettivo primario vincere il derby. E soprattutto in questa condizione, non è stato un derby esaltante, ma l'ha portata. Lo avevamo previsto, avevamo previsto uno 0-0, è stato rotto l'equilibrio proprio con una certa umiltà alla pitch. Direi che comunque l'ultima settimana abbiamo preso quasi praticamente tutto. Non abbiamo, il derby è stato una delle tante cose che abbiamo preso. È vero, siamo andati molto bene. E Juventus invece in grande forma, ha schiantato l'Udinese, ha raggiunto l'Inter in testa alla classifica, morale a mille, Ronaldo in formissima, Dybala anche, insomma, si affrontano due squadre che stanno bene. Certo, la Samp avrà qualche problema perché ha Ekdal infortunato, Viera squalificato, comunque due titolari fino adesso, quindi qualche problemino di formazione. Juventus invece che si presenta più o meno con la formazione tipo, probabilmente però non ci sarà il tridente pesante dall'inizio in questa partita, però vedremo. Io consiglio nessuno della Samp perché comunque è una partita molto molto difficile per la Sampdoria, anche se sta andando bene. Per la Juventus vado su punto sul riscatto di Bernardeschi dopo un periodo molto buio, però manca il gol da tanto, dovrebbe giocare trequartista, penso e spero che possa far bene. E Pjanic, perché comunque ecco, con la Samp che ha questi problemini a centrocampo, Pjanic potrebbe avere vita un po' più agevole senza questi due mastini. Allora, sicuramente partita proibitiva per la Samp, per gli uomini di Ranieri, che hanno ottenuto questi tre punti vitali, come detto te, nel derby, e sicuramente il morale sarà alto, non sarà alto, comunque il livello tecnico purtroppo non può aumentare. Rimane quello. Dietro, anche se in tante partite la fase difensiva di Ranieri è stata premiata, perché comunque non ha subito gol con la Roma, non ha subito gol con l'Atalanta, però come dicevamo prima è sempre stata favorita anche dalle assenze delle avversarie. Insomma, la Roma quando è sfortunato di Kalinic, poi è subentrato Dzeko che era mascherato, quindi la Juve sta bene da davanti, veramente c'è una differenza di tecnica tra gli attaccanti e i difensori della Sampdoria veramente enorme, quindi temo purtroppo per la mia Samp che non sarà una partita vincente né con qualche punto. Neanche pareggiante, che sarebbe magari un miracolo. Nello stesso tempo mi stuzzica tanto la quota dell'over 1,5 della squadra ospite, cioè che la Juve farà almeno due gol a 1,66, e sono convinto che visto soprattutto l'ultima partita che hanno fatto gli uomini di Sarri, gli attaccanti di Sarri, questo sia un obiettivo che potranno, non dico facilmente raggiungere, però secondo me fare due gol alla Samp, ai Colle, ai Ferrari, ai Murillo, ai Murru, insomma, è una difesa veramente con tanti limiti che si spera per i tifosi della Sampdoria possano migliorare col mercato di gennaio, però può benissimo farli due gol. Quindi diamo l'over 1,5 squadra ospite.
venerdì, passiamo subito al venerdì alle 20:45, la tua Roma, sì. Fiorentina-Roma, da una all'altra. Fiorentina-Roma, una partita dove la Roma è chiamata a difendere questo quarto posto, comunque sempre in lotta per l'obiettivo primario, sì, il raggiungimento della Champions League. Fiorentina che comunque con i suoi 17 punti non è una situazione proprio tranquilla, perché direi comunque no, è immischiata ancora nelle parti medio-basse della classifica. Fiorentina che ha preso questo pareggio a rocambolesco all'ultimo contro l'Inter, inesperato, e è in casa 2-3-3, quindi neanche una cosa così importante come statistica. La Roma è dal canto suo in trasferta 4-3-1, sì, e la Roma che non perde da 6 incontri, quindi la occhio di Parma. Occhio. È un campo dove ci ricordiamo tutti in Coppa Italia cosa è successo, sì, uno dei tanti 7-1 presi. Esatto, uno dei tanti 7-1. Andrei sul gol, perché che segneranno entrambe le squadre, perché comunque vedo una Roma che forse, anzi sicuramente sta meglio di questa Fiorentina. Fiorentina che comunque proverà a dare l'ultima gioia in casa ai suoi tifosi prima delle feste, sì, di Natale. Diamo il gol a 1,61. Sì, vedo una partita un po' tipo Fiorentina-Inter, non la vedo spettacolare onestamente, perché ho visto la Fiorentina maluccio, fatica molto a creare il gioco. Chiesa anche mezzo infortunato, probabilmente non sarà della partita, forse giocheranno Boateng e Vlahovic davanti, bel talento questo Vlahovic, sì, da tenere in considerazione. Roma che è apparsa un po' meno solida con la Samp, ha rischiato molto più del dovuto. Con la spalla, scusami, sì. Ha rischiato più del dovuto, però l'ho fatto da squadra, comunque una squadra che non va in difficoltà, ecco, anche quando soffre un ti po'. Ti dà garanzie. Però dà garanzie, sì. E recupera per questa partita Mancini, che insomma è lì dietro, è importante. Fazio comunque l'abbiamo visto in Europa League, pure ha concesso molto anche ieri, anche nella partita con la Spalla non è pazzo, in grandissima forma. Forse anche Smalling, però è difficile, però insomma dovrebbe acquistare un po' più di solidità. Vedo una partita molto equilibrata sull'X2, ecco, la vedo così. Per il fantacalcio vado su Dzeko, che non segna dalla partita casalinga col Brescia, potrebbe farlo, e Pellegrini, perché comunque in quella posizione trequartista qualche pericolo lo crea sempre, anche, sì, se non l'ho visto leggermente in calo con la Spalla, però può far bene. Passiamo Udinese-Cagliari sabato ore 15, partita importantissima per l'Udinese, che veramente non fa punti ormai da un bel po', 15 punti, meno 2 sul Brescia, che comunque dovrà recuperare con il Sassuolo la partita sospesa un po' di tempo fa. Cagliari che aveva recuperato 2-2 a Sassuolo all'ultimo, viene rimontato invece in casa dalla Lazio 1-0, 1-2 nei minuti di recupero, e che con quei 3 punti invece il Cagliari era quarto in classifica. Potrebbe anche avere un po' di contraccolpo psicologico, oltre a una forma fisica un po' magari che sta un po' scendendo. Qua sono più orientato io verso un 1x, non so poi come la vedi te, ci dirai tu. Vedo Caga per l'Udinese, comunque il Cagliari là dietro sta sempre concedendo in questo periodo, e per il Cagliari invece Nainggolan, comunque con la sua muscolarità può sempre tenere botta. Allora, Cagliari che in trasferta non perde, non ha mai perso, 3 vittorie e 4 pareggi, viene da questa scottante sconfitta in casa al 98esimo con la Lazio, è comunque sempre in lotta, perché comunque sì, a meno 3 dalla Roma proverà a fare i 3 punti, punterà a fare i 3 punti con l'Udinese che sta a solo 2 punti. Attenzione, bisognerà vedere poi, sì, come andrà il recupero di Brescia-Sassuolo, perché potrebbe anche essere terzultima insieme a San Pellecce. No, sì, terzultima insieme, sì, a San Pellecce, e potrebbe quindi essere in piena zona di retrocessione. Udinese veramente che fatica tanto, però Udinese che 2 settimane fa ha bloccato il Napoli, sì, uno in pari, casa, 1 pari. Cagliari che mi spaventa questo... Comunque da un po' che il Cagliari concede un po' troppo, ha preso 3 gol in casa con la Sampdoria, poi è riuscita 2 dal Sassuolo, ieri ne ha presi altri 2 dalla Lazio,
concede qualcosina, hai i due gol con Lecce, Lecce per recupero, e è una squadra che in questo momento sta un po' tirando. Beh, aveva spinto, aveva, ecco, esatto. Quindi questa partita andrei sull'X, proprio deciso sull'X, vedo una partita che il Cagliari difficilmente vincerà. La vedo come te. E sul pari, cioè che comunque magari un 2-0 anche dell'Udinese non mi sorprenderebbe, e quindi X a 3,40 pari a 1,90. La vediamo qua allora, sì. Meno male. Allora sono più convinto di ciò che dico. Allora, sabato ore 18 Inter Genova. Questa è un'altra partita molto particolare, perché comunque appare scontata, no? Dalla classifica, comunque prima contro una squadra che è penultima. Però è una partita dove l'Inter si presenta con tante defezioni che poi ci dirai. Sì. E Genova, che dal canto suo in trasferta non ha mai vinto, 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. E l'anno scorso prese 9 gol in 2 partite dell'Inter. Io credo che questa partita sarà una partita molto molto più accorta del solito da parte di Agomotta, perché ovviamente è una partita dove lui si gioca molto, nel senso che comunque, cioè, dovesse perdere male a Genova già si parla di possibile successore da un po' di tempo, poi soprattutto con la sconfitta nel derby e soprattutto con l'avvento della pausa, insomma, certo, che quindi darebbe modo al nuovo allenatore di lavorare. Quindi è una partita che sa che si gioca molto. L'Inter si presenta con molte defezioni dal centrocampo in attacco, quindi non vediamo una partita scoppiettante. Il Genoa difficilmente la vediamo che potrà segnare. Diamo l'under 3,5 a 1,50, quindi quota veramente interessante. Under 3,5 che faranno meno di... Al massimo 3 gol a 1,50. Sì, la vediamo uguale. L'Inter avrà l'assenza di Lautaro per squalifica, fondamentale per questa Inter. Sì. L'assenza di Brozovic a centrocampo per squalifica, anche lui molto importante. Sì. Un Borja Valero acciaccato, Candreva ancora non al meglio, le assenze ormai note di Sensi, Barella, forse ancora Gagliardini, quindi problematiche ce ne sono. Qualità che comunque con tutti questi infortuni scende, giocherà probabilmente Politano al fianco di Lukaku. Già adesso l'Inter comunque un po' fatica a creare occasioni, anche a Firenze se ne è creata una molto bella Lukaku, che poi comunque non è riuscito a concretizzare. No, ha tirato, ma ha tirato addosso il portiere. Sì, non è riuscito a trasformarla in rete, esatto. Quindi, però a livello di gioco corale è un po' scesa l'Inter in queste settimane. Comunque hanno tirato la carretta sempre gli stessi. Vedo anche una partita un po' bloccata, come hai detto te, con pochi gol. Vado su Politano perché chi l'ho acquistato al Fantacalcio in questa partita gioca da titolare, probabilmente è giusto dargli una chance, e quindi contro il Genoa in casa va messo, comunque una punizione, un tiro da fuori, qua un bel piede, quindi potrebbe anche essere lui l'uomo decisivo per questa partita. Andiamo sabato sera 20:45 Torino Spal. Torino è stato incredibilmente rimontato dal Verona in un quarto d'ora di 3 gol, da 3-0 a 3 pari. Spal che ha perso 3-1 a Roma. Aveva tante assenze, ma l'ho vista bene, onestamente, perché aveva creato, prima dell'1-0 aveva creato altre occasioni. Sul 2-1 ha creato un'altra occasione con Murgia, se non sbaglio, un tiro ribattuto che era molto pericoloso. L'ho vista bene, ho visto un po' una squadra viva, no, che non ha mollato, gli mancava anche Kurtic, insomma aveva tante assenze. Quindi qua vedo una partita con un po' di gol, onestamente. Io vado per il Torino su Belotti, che è rientrato in campo a Verona per un quarto d'ora, probabilmente rientrerà dal primo minuto, e su Valodi per la spalla, che comunque nei suoi inserimenti è sempre un giocatore molto, molto pericoloso, e il Torino adesso sta concedendo. Qua invece la vediamo differente, vedi, perché tu vedi tanti gol, io non ne vedo tanti, anche perché fino adesso in trasferta la Spal ha fatto solo 2 gol su 8 partite, non è proprio il massimo. In casa il Torino... La Inter e Roma, però. Sì, sì, su rigore, però. Sì. E col Torino, e il Torino in casa ha fatto 8 gol in 8 partite, quindi neanche il non Torino... Molti. L'anno scorso stessi allenatori, già squadre leggermente diverse, non proprio totalmente diverse,
uno 0-0 a Ferrari e un 1-0 a Torino. Vado controcorrente allora. Quindi se tu sei convinto che faranno tanti gol, non so su che cosa ti basi, però io mi baso su, anche sui numeri sul e questi sesto numeri. Senso, sul sesto senso. Sul sesto senso del guru. Eh sì. Del guru, questo che è famoso in tutto il mondo. Sì, il sì, in tutti i paesi. Esatto, e ti ha portato a essere primo nel fantacalcio, sì, quello più importante. Con 10 punti sui secondi, però... In quell'altro dove ci sono anche io stai facendo pena. No, siamo a 3 punti da te, dai, okay, anche dopo. No, però con recupero che io vinco e te sei, quindi vabbè, 6 punti, dai, okay, ci può stare. Però, insomma, bisogna sempre dire le cose, tutta, dire la verità. Quindi comunque diciamo che, dico subito quello che penso, sì, under 2,5 o 1,80 non faranno più di 2 gol, okay, e non vedo una partita spettacolare. Perfetto. Atalanta-Milan, domenica 12:30. E Milan che ha fatto uno 0-0 deludente, e classifica che piange, 21 punti. Ha creato tanto però. Ha creato tantissimo, male, soprattutto senza Piontek, che veramente sembra un corpo estraneo. Sì. E Atalanta che viene da questa sconfitta che l'avevamo un po' ventilata noi nella nostra analisi. Avevamo dato gol, avevamo anche paventato un 1x del Bologna. Esatto, infatti, esatto, e abbiamo infatti preso tutto. Sì. E Atalanta che in casa è una macchina, 12 gol fatti, 18 gol fatti e 14 subiti, quindi veramente fa e segna e subisce tanto. E Milan che segna più in trasferta che in casa, perché comunque ha fatto in trasferta 9 gol e in casa ne ha fatti 7, quindi proprio per questo e soprattutto come ben ti ricorderai l'anno scorso il Milan espugnò Bergamo 1-3, ma ricordo benissimo, esatto, doppietta di Piontek, espugnò Bergamo, quindi comunque un gol che segneranno entrambi, soprattutto in questo momento dove il Milan ha bisogno di punti. È stata sfortunata. Concede. È stata sfortunata. Segna più in trasferta. Avrebbe meritato sicuramente di segnare col Sassuolo, non l'ha fatto. Credo che il gol lo potrà fare a Bergamo e l'Atalanta potrà benissimo segnare contro il Milan. Quindi gol a 1,60. Questa la vediamo uguale. Vediamo una partita con tanti gol da una parte e credo anche dall'altra. Anche il Milan penso possa in questa nonostante partita, Piontek. Nonostante questo Piontek che sta deludendo, vado sull'Atalanta con Toloi e Gosens. Gosens perché lì a sinistra comunque sulla fascia destra difensiva del Milan tra Conti, Calabria, Suso che non rientra molto, l'Atalanta lì spinge tantissimo, e Toloi perché potrebbe con l'assenza là di Theo Hernandez, comunque ha visto i difensori dell'Atalanta danno palla e vanno avanti, sì, quindi lì magari potrebbero trovare senza pesante potrebbero trovare un bello spazio i giocatori laterali dell'Atalanta. Per il Milan vado su Bonaventura e Suso un po' per le stesse motivazioni, perché comunque con questi difensori dell'Atalanta che comunque spingono molto, Suso dalla parte di credo Gimsini giochi centro-sinistra possa insomma trovare qualche buco. Suso fischiato da San Siro. Sì, però magari fuori casa con questa Atalanta che attacca molto può trovare bei spazi, e Bonaventura lo stesso, comunque è sempre in gran forma, sta bene, quindi Bonaventura e Suso per il Milan. Domenica, ore 15, Lecce-Bologna. Sì. Partita che è delicatissima per il Lecce che non viene da un bel periodo. Sì. Mentre il Bologna viene da questa bella vittoria contro l'Atalanta, 19 punti, si è un po' tirata fuori dalla zona calda. Sì. La vedo personalmente più in forma del Lecce, mi piace questo Bologna, Lecce anche vincente forse. Io vado con Falco per il Lecce, che comunque è un giocatore di maggior talento lì davanti, e Palacio per il Bologna che a un'età così avanzata continua a essere una seconda giovinezza, sta è incredibile, fisicamente sta benissimo, corre come un pazzo, segna, che dire, complimenti a lui, bravissimo, bravo Rodrigo. E allora soprannome di Palacio e la trenza. Insomma, il Lecce-Bologna è una partita che è forse quella che piace di meno delle partite da pronosticare, perché mi piace un segno che è l'over 2,5, però veramente non regalano nulla, la quota è veramente bassa, 1,61, sinceramente non me l'aspettavo. Ci si aspettava di più. Mi aspettavo di più, anche perché è una partita comunque delicata, Lecce 15 punti e Bologna 19, sì, quindi comunque è una partita che veramente il Lecce... Dopo la sconfitta brutta con Brescia, forse è l'unica cosa che non ci aspettavamo dell'altra settimana,
E quindi è una partita da non, da no bet, ma se volete giocarvi qualcosa fate sull'over 2.5 anche se la quota è bassa. Sì. Domenica ore 15 Parma-Brescia, partita che a me stuzzica da morire perché il Parma viene da due trasferte consecutive che ha vinto, il Brescia viene da questo gran risultato con il Lecce, ma soprattutto due risultati perché comunque avviene anche da una vittoria con la Spal. Sì. Allora, che il Brescia vinca un'altra trasferta è difficile. Mi sembra difficile. Il Parma dopo due trasferte e poi che vince anche la partita in casa, neanche poi l'Inter o il Milan. Poi capita Genova e Napoli dopo due campi tosti. Quindi ha la classifica, c'ha 24 punti. Brescia che comunque deve tirarsi fuori da questa posizione. E poi ti sottolineo un dato veramente statistico impressionante: il Parma in casa ha 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte. Okay. Brescia in trasferta 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte. Quindi su questa 16, casella da riempire. Esatto, su 16 partite tra le 8 in casa del Parma e le 8 in trasferta del Brescia manca un pareggio. Quindi andiamo decisi sull'X a 3.40 e il pari a 1.90. Bello, tutte motivazioni ottime. Ci piace tanto. Tecniche, ci piace. Statistiche, tutto. La vedo più o meno come te. Ah, senza dimenticare che nonostante la classifica dica comunque ci sono 11 punti, anche se il Brescia bisogna vedere 11 punti delle squadre, a livello tecnico, anche con delle assenze da parte del Parma, non vediamo una differenza tale da giustificare magari una vittoria netta del Parma. No, no. Soprattutto, come abbiamo detto, dopo due vittorie consecutive in trasferta. Magari ha pagato, magari... Sì, ma ci può stare, non è che una squadra può vincere, esatto, sempre. Esatto, quindi soprattutto abbiamo sempre detto che ci sono dei giocatori come Gervinho che in trasferta sono molto più letali. Quindi magari il Brescia facendo la sua partita controllata, chiusa lì dietro, magari. No, poi li ho visti bene fisicamente. Il Brescia contro il Lecce li hanno proprio sovrastati, correvano molto. E non era facile sovrastare il Lecce, che è sempre stata una squadra che ha imposto il suo ritmo. Quindi, comunque, X a 3.40 è veramente bella quota. Bella. Sì, bella quota. Io vado, la vedo come te, però, certo, se dovessi consigliare qualcuno, andrei sui due del Parma che al momento stanno facendo la differenza, Kulusevski e Gervinho, perché c'è da dire che sono a livello tecnico di un'altra categoria rispetto a questo livello, anche se la partita la vediamo che può uscire benissimo un pareggio per tutte le motivazioni che hai dato, però Kulusevski e Gervinho penso possano... L'altra settimana abbiamo preso l'X del Torino-Verona in maniera rocambolesca, ma hanno detto che il Torino non aveva mai pareggiato in trasferta. È vero. Prima o poi è uscito fuori a fine campionato. Poi non c'è solo una squadra che deve pareggiare, ma tutte e due che hanno una casella vuota. E comunque tutte e due che vengono da due vittorie. Esatto. Difficile vedere tre vittorie di fila di queste squadre. Esatto. Quindi alla grande così. E Kulusevski e Gervinho per il Parma, per il fantacalcio. Chiudiamo con Sassuolo-Napoli domenica alle 20.45, 9 partite perché Lazio-Verona sarà giocata a febbraio addirittura per la Supercoppa italiana, sì. No? Juventus-Lazio. Sassuolo-Napoli, Sassuolo che ha strappato questo punto anche un po' fortunoso a Milano, perché il Milan ha creato tanto, ma anche il Sassuolo ha creato delle belle occasioni. E Napoli invece è in caduta libera, 1-2 in casa con il Parma, meno 11 dal quarto posto dopo 16 turni, è tantissimo, però io lo ritengo ancora un avversario temibile per il quarto posto, quindi più punti si creano per la Roma meglio è, però Napoli se dovesse mai sbloccarsi è a tanta qualità, ha una squadra importante, era stata allestita quasi per lo scudetto. Sì. Non ce lo scordiamo. In questa partita però mancherà Koulibaly per l'infortunio subito dopo pochi minuti contro il Parma. C'è una situazione generale ancora non buona, entusiasmo sotto le scarpe veramente. Sì. Sassuolo che in casa poi ci direi bene statisticamente, ma ricordo sempre tanti gol. Vado su Boga per il Sassuolo, con la sua velocità ha messo tantissimo in difficoltà la difesa del Milan.
e a maggior ragione, e non solo quella del Milan, sì, un po' tutte, però nell'ultima, dicevo, sì. E a maggior ragione può farlo anche con la difesa del Napoli, anche con l'assenza di Koulibaly e di altri giocatori. Giocherà probabilmente Luperto centrale, quindi Napoli sta concedendo tanto. E Milik per il Napoli è un po' la sicurezza, no? Di questo periodo. Comunque quando ha giocato ha sempre fatto bene, in Champions ha risegnato, in campionato ha segnato. Sì. È quello che dà maggiori garanzie a livello offensivo al momento per il Napoli. Allora, Napoli che segna più in trasferta che in casa. Sassuolo che ha fatto 18 gol fatti e 16 subiti, quindi fa e subisce tantissimo, tantissimo in casa. 3-1-4, 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte per il Sassuolo, che potrebbe ritrovarsi alla partita con Napoli a un punto della zona di retrocessione, sì. Perché ha 16 punti e il Brescia dovesse vincere, porterebbe il Sassuolo a un punto della zona di retrocessione, che per i valori che ha il Sassuolo è incredibile, sì. Napoli non ne parliamo, si trova veramente una classifica 11 punti dal quarto posto, totalmente inaspettato, non ci aspettavamo minimamente una cosa del genere. Hai sottolineato i problemi in difesa del Napoli, che mancherà un certo Koulibaly, sì, anche se non stava brillando. E Sassuolo che fa di certo il reparto offensivo la sua arma migliore, migliore. Comunque due gol alla Juventus, ha fatto 26 gol in stagione, esatto, quindi ha un attacco veramente micidiale. Il Napoli dal canto suo è tutto tranne che imperforabile, deve vincere il Napoli, quindi questa è la partita veramente dove andiamo decisi, poi ne approfondiremo meglio forse su un altro video, ma l'over a 1,53 che faranno più di due gol, quindi dai tre gol in su, e a 1,53 se proprio uno vuole ancora di più azzardare, secondo noi entra benissimo e sicuramente nelle giocate da fare e da rischiare, è il gol più over, non solo over a 1,53, ma è difficile che uscirà, se deve uscire a 0-0, è difficile, è così, sicuramente segneranno entrambi e segneranno facendo in totale poi alla fine più di due gol, quindi gol più over a 1,83. La partita per non rischiare è l'over 2,5 a 1,53, per azzardare un po' di più, gol più over a 1,83. Bene, abbiamo chiuso questo studio per la vittoria un po' particolare, visto questo turno così frammentato e senza una partita anche. Ricordiamo che a fine video lasciamo la giocata sicura del maestro, entrata la settimana scorsa. Entrata, e adesso tocca prendere la multi e la bomba. Esatto, la bomba che sarà pubblicata come sempre sul canale Telegram. Scaricate l'app, cercate gli invariati. Per festeggiare al meglio. Per augurarci un buon Natale. Che intanto auguriamo a tutti i nostri iscritti e follower su YouTube e Instagram. Serve la bomba per chiudere al meglio questo Natale, per festeggiare tutti insieme. Faremo anche un altro video, la dritta e il risultato esatto, dove approfondiremo una sola partita per quanto riguarda la dritta. Consiglieremo un solo segno da giocare in singola, multipla, a propria scelta, e un risultato esatto su un'altra partita per rischiare un pochino di più. Quindi ora vi lasciamo la giocata sicura del maestro. Per lo studio per la vittoria vi auguriamo un buon Natale, ci sentiamo ovviamente per tantissimi nuovi video. Di certo non spariremo, anzi sempre più presenti. Ciao amici, ciao ciao. Ciao.